Allora, avete lavorato insieme, cominciamo dai fatti. Oggi vi siete occupati di che cosa? Ci siamo visti per fare un po' un programma su come tagliare il superfluo e dunque abbiamo cominciato da noi stessi. Abbiamo quindi voluto iniziare noi, cioè facendo un gesto significativo, a cominciare dalla nostra retribuzione. Quindi abbiamo deciso congiuntamente di tagliarci il 30%, almeno il 30% del nostro stipendio. Prego. Di rinunciare anche alle nostre abitazioni e di metterle a disposizione delle attività istituzionali, e poi avremo anche delle proposte da fare, e adesso Piero le dirà, ai nostri colleghi che hanno incarichi istituzionali, che insomma proposte sempre sulla stessa linea. Adesso noi proporremo tutta una serie di tagli all'ufficio di presidenza quando sarà costituito. Se posso aggiungere, oltre ai colleghi dell'ufficio di presidenza, noi vorremmo andare anche un po' oltre, cioè vorremmo chiedere proprio anche ai deputati e ai senatori di fare la stessa cosa, ma anche ai dipendenti della Camera, gli stessi dipendenti della Camera, perché ci sono delle retribuzioni molto alte. Ma un'altra cosa che vorremmo proporre, per esempio, è quella della giustificazione delle spese, perché abbiamo scoperto che molte spese si pagano in maniera forfettaria, perché mondo è mondo, io sono sempre stato abituato a spendere in relazione alla funzione che esercito e a piedi lista giustificare le mie spese, e quindi penso che già questo produrrà un risparmio che andrà dal 30 al 50%.